Giorno 5 all'artigiano in fiera, giornata dolce, giornata di regali sempre. Un'altra idea regalo potrebbe essere il miele. È una idea che è venuta a una coppia di giovani. Vedete a fianco a me però una dei due giovani, Mirko sta lavorando al padiglione, accanto a me c'è Silvia Tortora. Ciao Silvia. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Aspetta che adesso ti sentiamo bene, adesso si sentono anche fuori in diffusione. Il progetto è il miele dei Ronks. Sì, certo. Fantastico. Raccontaci intanto come si diventa apicoltore, da dove è nato tutto questo, la passione per questa meraviglia che è qui davanti a noi. E dietro, non potete vedere, ci sono le persone che si stanno già fermando perché vogliono sapere cosa succede là dentro. Allora, succede che l'ape è un animale talmente intelligente, talmente affascinante, che se ci hai a che fare una volta sei fregato. Ti innamori di lei perché penso sia l'unico animale che non puoi comandare, per cui è libero. Sentite, okay? Proprio la passione, come nasce. L'ape è come poesia. È nato tutto, perché insomma è nato... tra virgolette recentemente, anche se è insomma una tradizione che bravissima, arriva una tradizione da molto. Di famiglia, per cui noi abbiamo ereditato 15 alveari, siamo partiti con 15 alveari e poi abbiamo iniziato a studiare tanto dai migliori, le fioriture, come si faceva il miele nel livello più alto di purezza, e abbiamo appunto creato un'azienda che è produttrice di mieli tipici e di mieli rari. Noi siamo ossessionati dai mieli che gli altri non producono. E ne hanno 12 diversi. Sì, perché noi siamo nomadisti. Sì. Sì, cioè portiamo le api direttamente nelle diverse fioriture, le carichiamo fisicamente sui camioncini e andiamo a cercare i vari fiori. Difatti noi cerchiamo il miele di lampone, cioè cerchiamo i lamponi selvatici, cerchiamo i fiori del melo per fare miele di melo, facciamo l'erica carnea, che è un miele che si fa tanto in Friuli. Wow. Sono eccezionali, perché vogliamo dare al cliente è un'esperienza unica. Beh, quindi bisogna anche essere appassionati, mi dice, bisogna essere dei botanici, perché esatto. Bisogna anche conoscere cosa dar da mangiare, insomma, alle api, giustamente. E soprattutto per isolare appunto la fioritura al meglio, ecco. Per cui tu devi sapere quando fiorisce e quando sfiorisce per fare il miglior miele possibile. Qual è il miele più richiesto secondo te, ovviamente in base ai dati che avete, anche quello che sta andando di più qui in fiera? Assolutamente il lampone, perché la gente reputa quasi incredibile che si riesca a fare. Oggettivamente si fa PGR per grazia ricevuta. Ok. Però è fantastico. Immagino. È cristallizzato, cremoso, è bianco, cioè ragazzi. Va bene, intanto vogliamo sapere dove vi troviamo, in che padiglione. Allora, noi siamo al padiglione Friuli, cioè al padiglione 3 nella sezione Friuli Venezia Giulia. Lo stand è il P83 e il P85. Povero Mirko che è da solo in Povero questo Mirko, momento. Sì. Insieme c'ho il cuore là. A tantissime persone. Beh, ma non ti facciamo andare via prima di aver sentito da te anche il progetto che va in parallelo con esatto. Il miele, sì. Che si chiama Alvearia, giusto? Sì. Perché non fate solo miele. No, noi facciamo anche questa. Lei si chiama Alvearia. È la prima candela che ha propoli, polline e miele al suo interno, perché eravamo ossessionati da portare il profumo delle api in casa delle persone. Bello. E questa è l'aria dell'alveare direttamente in casa tua. Quindi voi accendete la candela e sì. È come essere dentro un'arnia gigantesca. Esatto. Meraviglioso, meraviglioso. Ci abbiamo messo 2 anni a capire come, ma ce l'abbiamo fatta. Senti, un'ultima curiosità. Com'è, tanto Mirko non è qua, magari ci vede poi dopo, e poi glielo spiegherai tu. Com'è lavorare in coppia? Qual è il vostro rapporto? È un rapporto di coppia consolidato da anni oramai? Assolutamente. Esattamente, sì. E al lavoro come funziona? E vi dirò la verità, potrei essere poetica, in Vai, realtà non lo sarò. Non lo sarai. E lui accende anche l'affumicatore in un modo completamente diverso da me, per cui quando lavoriamo uno sta estrema destra delle arnie, uno estrema sinistra, ci rincontriamo alla fine. Beh, però il risultato è medesimo, assolutamente, è lo stesso. Sai perché? Perché tutti e due vogliamo il meglio, per cui è un continuamente non una lotta, ma un capire qual è la soluzione migliore, ma quando andiamo d'accordo io e lui non ce n'è per nessuno, perché vuol dire che è tutto perfetto. Bene, allora per raggiungervi avete un sito, i social immagino, assolutamente, se vuoi sì. Insomma dire a tutti come vi possono trovare e raggiungere per avere il vostro miele meraviglioso. Allora, noi facciamo già spedizioni in tutta Italia, c'è il sito che è www.mieleideronks.com che è già pronto e attivo, lì si possono trovare anche tutti i tipi di miele, studiare gli abbinamenti, perché se clicchi su ogni miele trovi tutti gli abbinamenti sdoganati dalla colazione, perché il miele è un ingrediente nobile e bisogna riconoscerlo come tale. Assolutamente. E in realtà gestisco tutto io, quindi mi scrivono anche WhatsApp. Alvearia avrà un sito e-commerce entro 2 mesi, per cui trovate il mio numero ovunque. Trovate Silvia dove volete. Tutti a Castelnuovo del Friuli? Sì, sì, tutti sì, da sì. Silvia e Mirko, che adesso raggiungiamo e andremo a salutare. Grazie Silvia, grazie in bocca al lupo. Credo.